Siamo sul retro di Palazzo Aimonino in via Mazza con l'architetto Nardo Goffi, responsabile del servizio pianificazione urbana del comune di Pesaro. E siamo qui per spiegare il piano di recupero di iniziativa pubblica denominato appunto via Mazza, che andrà a riqualificare da più punti di vista quello che è un edificio al centro del dibattito urbano ormai da diversi anni. Sentiamo dalla viva voce di Goffi come verrà trasformato questo edificio e l'area circostante. L'amministrazione comunale ha deciso di accettare la sfida di recuperare l'edificio in via Mazza che è stato realizzato fine anni 70 e primi anni 80. Ha partecipato a un bando, ha ottenuto dei finanziamenti da parte della regione e ha attivato adesso una procedura in cui parte dell'edificio rimarrà di proprietà comunale e parte invece verrà gestito da privati, per il recupero, diciamo, dell'edificio e degli spazi circostanti. L'obiettivo era quello di lavorare, di andare a riqualificare il patrimonio che abbiamo, compreso il patrimonio degli anni 70, e di cercare di capire con attenzione quali sono stati i problemi anche di degrado, sia strutturale, sia estetico, in parte anche proprio di come è stato vissuto l'edificio, per poter andare a inserire all'interno del contesto storico sia la parte architettonica che proprio la parte sociale, diciamo la vita sociale dell'edificio. Gli obiettivi sono quelli di andare innanzitutto a recuperare l'aspetto di andare a migliorare l'efficienza energetica, quindi il progetto prevede un isolamento esterno dell'edificio, prevede la realizzazione di pannelli fotovoltaici, del solare termico, prevede la sostituzione degli infissi. Prevede il miglioramento di alcuni spazi, pensate anche alla qualità degli spazi interni, in particolar modo quelli in vetrocemento. Prevede l'utilizzo, cioè l'apertura da parte degli appartamenti del piano terra verso il giardino circostante. L'idea complessiva è quella di andare a recuperare l'edificio sotto vari aspetti. Ho già evidenziato sotto l'aspetto energetico, ma non solo, sotto l'aspetto anche aspetto di fruibilità, in particolar modo dello spazio retrostante. Oggi abbiamo gli appartamenti del piano terra che hanno gli accessi tutti lato via Mazza e sono completamente chiusi con un muro alto circa 2 metri lato giardino. Quindi ci sono dei giardini privati che sono separati da un muro di 2 metri dal giardino pubblico. La nostra idea è quella di far sì che gli appartamenti del piano terra abbiano sia alcuni dalle entrate da via Mazza e altri delle entrate dal giardino pubblico e di eliminare questi muri di divisione tra il giardino pubblico e il giardino privato in modo che chi vive il piano terra e chi vivrà il piano terra avrà una continuità visiva e spaziale tra lo spazio pubblico e lo spazio privato, quindi ci sarà una modalità di utilizzo dello spazio pubblico completamente diversa e quindi una sensibilità anche alla manutenzione. Oltre a questo, pensiamo di aprire ulteriori bucature e accessi sui fronti più ciechi, soprattutto quelli del piano terra, sempre per far sì che ci sia un innalzamento sia della qualità estetica, ma sia anche della funzione degli spazi e della qualità, in particolar modo, diciamo, della luce, della quantità di luce che ci saranno all'interno degli appartamenti. Oltre a questo, l'edificio ha bisogno, manutenzione completa, basta vedere la qualità degli spazi esterni, e quindi in questo caso vengono rifatti tutti gli esterni pensando proprio all'aspetto termico. Nel miglioramento della qualità degli spazi interni, questo in particolar modo l'aspetto del degrado è dovuto alla qualità degli infissi e del vetrocemento, quindi ci troviamo parte degli infissi che sono stati resi opachi dall'interno, il vetrocemento che permette di passare luce ma non dà una trasparenza verso l'esterno, quindi crea una qualità dello spazio interno, diciamo, non particolarmente elevata. Per questo noi abbiamo progettato in maniera attenta e abbiamo pensato, uno, di cambiare tutti gli infissi, quindi gli infissi verranno
fatti completamente rifatti, saranno infissi nuovi con il vetrocamera, quindi dove il problema della condensa sarà eliminato, in particolar modo esisteva sugli spazi a doppia altezza. Oltre questo, il vetrocemento verrà sostituito, sempre per dare una qualità migliore all'interno, con delle vetrate, ma e all'esterno ci saranno degli elementi tipo brisolei che andranno in legno, in acciaio, che andranno a a mantenere una parte opaca, chiamiamola così, materica, legata all'impaginazione complessiva del prospetto. Ci siamo spostati sulla facciata esterna di Palazzo Aimonino, proprio quella prospiciente via Mazza, che sarà anch'essa oggetto dell'intervento di recupero pianificato dal Comune. Con Nardo Goffi andiamo a capire, a scoprire quali saranno gli aspetti che andranno a migliorare l'estetica dell'edificio e anche i meccanismi complessivi studiati dalla giunta comunale e dagli uffici tecnici per riuscire appunto complessivamente a portare a termine questo intervento. Prego. La riqualificazione della facciata è legata in particolar modo alla qualità dei materiali e dell'esterno, quindi gli intonaci verranno rifatti, verrà fatto un isolamento termico, verranno migliorati tutti gli aspetti legati ai ballatoi, come si vedono già tutti i problemi di tipo legato agli intonaci che si stanno staccando, quindi c'è una riqualificazione dei materiali complessiva. Legata a questa c'è anche una sostituzione di alcuni materiali, per esempio per il piano terra, alcune coperture in cemento e vetrocemento verranno sostituite con materiali di maggior qualità, quindi metalli, che il rame in particolar modo, per dare proprio una qualità anche visiva più elevata all'intervento. Inoltre sia le finestre, sia le porte, quindi tutta la parte infissi verrà sostituita con qualità più elevata. Quindi la qualità, l'immagine complessiva è demandata in particolar modo all'attenzione ai particolari, quindi tutti i materiali che andremo a utilizzare sono materiali in confronto a quelli odierni di una qualità estremamente più elevata, sia estetica sia funzionale. I meccanismi, poi i tempi anche per il recupero sono legati alla realizzazione di un edificio con caratteristiche di edilizia economica popolare a Vismara Cattabriche, e legata a questo edificio si attiva una serie di permute e affinché una parte di questo edificio rimanga di proprietà pubblica, come dicevo prima, una parte privata. Quindi l'edificio a Vismara Cattabriche è in costruzione, una volta ultimato si inizierà il recupero anche dell'edificio di via Mazza. Ringraziamo Nardo Goffi per questo primo video di presentazione di uno dei tanti interventi di recupero pianificati dal Comune di Pesaro, dal Servizio Urbanistica, e per qualsiasi informazione, per commentare, contribuire, potete collegarvi alla pagina Facebook Pesaro Profilo Città.